Ma bongaur, miei piccoli schifosini! Allora, mi sono svegliato con questa voce. Ok, benvenuti in questo nuovissimo vlog. Praticamente è il giorno dopo Gardaland. Se mi seguite su Instagram, saprete comunque tutto. Non ho voce, raga, perché ho urlato tantissimo. Ho dormito quanto? 12 ore oggi, tantissimo, ma oggi voglio fare un nuovo video, un nuovo vlog perché siccome appunto ho questa voce, siccome appunto sono stato bravo, oggi so che manca, anzi facciamo come Chiara Facchetti, visto che ormai manca meno di un mese al mio compleanno, ho deciso di farmi i miei primi autoregali perché oggi dobbiamo andare il Monte Napoleone per andare a cercare i primi regali o il primo regalo. Ho già in mente tutto, probabilmente saranno anche gli unici, quelli che mi farò adesso, perché poi scoprirete il perché. Ho già chiamato innanzitutto il servizio clienti della mia carta perché volevo sapere se l'avevo attivata nel modo giusto e volevo sapere soprattutto il limite se era supportato per l'acquisto che devo fare. Mi hanno detto nessun problema e quindi oggi possiamo andare tranquillamente. In più è uscito il libro di Selvaggia Lucarelli, quello che parla del Pandoro Gate. Ho visto dalle sue Instagram stories che se andiamo in edicola, il libro lo vendono anche insieme al Fatto Quotidiano, che è il giornale in cui lei scrive. E dentro quel Fatto Quotidiano ci dovrebbe essere anche un articolo di Selvaggia nuovo riguardante quello che sta succedendo a Fedez adesso. Quindi, siccome dobbiamo andare in San Babila e davanti alla Lego c'è un'edicola, ora un po' che non ci vado, ma a regola ci dovrebbe essere ancora. Proviamo prima ad andare lì per prendere questo libro e questo benedetto giornale. Se non ci dovesse essere, andiamo in libreria. Prendiamo il libro, perché lo prendiamo? Perché siccome sapete che io insieme a voi ormai da dicembre che affronto l'argomento di Chiara Ferragni, c'è un libro al riguardo, mi avete detto anche in tantissimi di leggerlo e di farci analisi logica e grammaticale, quindi lo voglio fare assolutissimamente perché voglio scoprire se ci dovessero essere delle robe nuove oppure no. E poi piano piano facciamo tutto, ci compriamo questo autoregalo, anzi prima lo andiamo a vedere, dobbiamo vedere, devo fare delle domande, ma adesso colazione. Bello. Eccoci qua, mi sono cambiato. Mi vesto così perché è abbastanza caldo. Usciamo prima che inizi a piovere. Ci siamo. Andiamo subito in San Babila. All'andata andiamo in metro, poi ritorno prenderò un Uber per ovvi motivi. Prima tappa, dobbiamo cercare il libro di Selvaggia. Arrivati, raga. La prima cosa che devo andare in edicola sperando, perché sennò lo prendo su Amazon, dato che in Duomo ci dovrebbe essere un casino perché domani c'è un concerto di Radio Italia e quindi non ci voglio andare, però andiamo. Sono scioccato, è finito ovunque, com'è possibile? Ha fatto bene lei allora a fare il video, vabbè. Andiamo direttamente in Monte Napoleone e vi dico anche subito il negozio si va da Cartier. Dico che mi sto un po' cacchè in mano, non so come mai, però sapete che quando c'è da fare un po' di queste robe c'è un po' d'ansietta. Forse è qualcosa dentro di me che mi dice Cristia, non fare questa roba, aspetta. Ma è il karma, il libro non c'è e quindi devo fare qualcosa. Arrivé, ragazzi, mi hanno dato anche un profumo, adoro, andiamo. Ho chiesto e ora guardo un po'. Raghi, niente, praticamente tutto quello che voleva o non mi stava o mi stava male o non c'era la mia taglia, quindi farò un update, ho preso il bigliettino, farò un update fra 2 giorni che gli devo scrivere e lei mi dirà se sono arrivate le cose che voglio.
Però, dato che ci siamo, andiamo da Van Cleef. Raga, la mia delusione è grande, quindi sono venuto di qua che devo vedere un'altra cosa, che è una cosa da tanto, tanto che volevo. E quindi ci sono. Carino, qui mi hanno dato anche il cioccolatino. E può essere abbinato... Ce l'ho fatta, eh? È un'ora e mezzo che sono qui, ma ho deciso tutto. C'è stato un cambio di programma repentino, ma ho fatto shopping. Festeggiamo questo shopping pazzo con lo champagne. Speriamo che mi faccia la carta. Allora, il pendente. Eccoli, raga, tutti i miei regali. Lo so, è colpa mia. Fatto, corriamo a casa. Ah, direi che ora dobbiamo correre a casa perché sta venendo giù un po' d'acqua e non vorrei prendere il diluvio. E poi vi racconto tutto quello che ho fatto adesso. Raga, sono troppo contento, che bello. Non vedo l'ora di farvi vedere tutto. Eccoci qua a casa, UCS ragazzi, UCS veramente, perché nonostante non sia vestito, è veramente caldo e sta per piovere, anche se dalle mie parti adesso è soltanto nuvoloso, quindi sono riuscito a tornare a casa sano e salvo. Il mio bottino di oggi, il mio primo autoregalo per il mio compleanno è qua dentro. Sono stato super fortunato, nel senso, meno male che mi hanno messo tutto qua dentro questa busta così, perché almeno... Non si sa mai, raga, e quindi sono tornato a casa a metro. Così, tranquillo. Ho voluto prendere la metro perché sono passato da un'altra edicola che è qui vicino casa per prendere il libro di Selvaggia. Ma anche lì era sold out, quindi cosa ho fatto? Nel mentre che stavo salendo, l'ho comprato su Amazon e quindi mi arriva domani mattina e quindi io lo leggerò il prima possibile e poi ci faremo l'analisi logica e grammaticale. Come sempre, ogni qualvolta che esce un libro di nostro interesse... C'è sempre poi il mio video analisi e non vedo l'ora questa volta di leggerlo e di portarvelo qua su YouTube. Preparatevi perché sicuramente sarà un video lunghissimo, ma non è questo l'argomento. Chiuso con i De Ferragnez, e quindi vi ho raccontato anche del libro, vi racconto cosa dovevo fare oggi. Io oggi volevo andare in Monte Napoleone perché volevo passare da Cartier. È da 2 mesi e mezzo che quasi ogni sera sono lì, che prima di dormire vado sul loro sito a guardare delle cose, perché è arrivato il momento, secondo me, di comprarmi delle cose che è da un po' che ce le ho nella mente, che sono nella mia wishlist, ok? Come ben potete vedere, io mi sono tolto la collana oggi, quella che avevo trovato nell'uovo di Pasqua. Me la sono tolta perché, appunto, volevo andare da Cartier, perché avevo visto un pendente simile a quello che avevo trovato di Morellato, però era in oro e soprattutto c'era il diamante come punto luce. Me ne ero innamorato, quindi d'accordo anche con Mark che lo ha detto, meno male, almeno lì non è che spendi soldi inutilmente rispetto alle borse, ci sto anch'io, però prima vai a sentire, perché dipende, se il diamante che c'è è affiancato al certificato, allora è un conto. Se invece il certificato non te lo danno perché vuoi che è troppo piccolo, perché non si sa per quale motivo, può darsi anche che ti possono dare un diamante super di valore, ma ti possono anche rifilare la ciofeca. Quindi oggi, dopo i ben più di 150 video che ho fatto in questi primi mesi, e soprattutto perché me lo meritavo, diciamo così, ho detto è arrivato il momento di iniziare un po' ad andare a vedere e a comprare i miei regali di compleanno, perché è un momento così proficuo per quanto riguarda la mia mente e soprattutto è come un premio che mi sono voluto fare, che mi volevo fare oggi dopo tutti i video che ho fatto e per aver soprattutto lavorato bene, perché quest'anno siamo stati insieme già tantissimo e come ovviamente auspicio per continuare l'anno in bellezza così. Ok, sono andato da Cartier, ho visto i vari modelli della collana, che vi dico anche il modello, che si chiama Cartier d'Amour, così potete andarla a vedere, perché tanto ve lo dico perché non l'ho comprata alla fine, e
C'era il modello piccolo, che è XS, il modello normale e il modello grande. Io ero più diretto verso il modello grande perché era su per giù grande come la collana che portavo io. E quindi, siccome ci avevo fatto l'occhio, volevo una cosa bellina, tranquilla, normale, seria, però al tempo stesso, e al tempo stesso anche comunque di valore. E quindi ero più... la mia idea era più verso quella. Il fatto è che la ragazza mi ha detto che non hanno il certificato, né quello piccolo, né quello medio, né quello grande, perché il diamante è troppo piccolo. E lì io mi sono detto, vabbè, è inutile spendere tutti quei soldi se non ho neanche la garanzia, cioè per garanzia intendo il certificato che mi attesta il diamante. Quindi avevo cambiato idea e ero portato più per la versione media, anche perché tra la media e la grande c'era di differenza 1500 euro, ok? Quindi io sarei andato più per quella grande nel caso in cui ci fosse un attestato, ci fosse un certificato. Al momento della prova, però, non so spiegarvelo. Allora, mi piaceva, però andava allungata, ma come mi stava... Diciamo che non c'è stato l'imprinting, ok? Come me l'ero immaginata era totalmente diversa da come poi mi ci sono trovato allo specchio. E lì ho iniziato un po' a cambiare idea, ho mandato le foto a Mark, gli ho detto tutto, anche lui era della mia stessa opinione. Allora ho detto, vabbè, diciamo che ci penso per quanto riguarda la collana, anche perché la ragazza mi ha detto non ci sono problemi per allungarla, se si allunga di 4 cm la spesa è a nostro carico, se si allunga di più ovviamente poi ci dobbiamo fare il preventivo, però la spesa aumenta per te. E abbiamo fatto due calcoli, serviva come allungamento minimo 6, massimo 8 centimetri, quindi sarei andato a spendere altri soldi. Ma accantonata la collana, che al momento quindi non comprerò, ero andato lì anche per altre cose che mi sono provato. Di una ci sono rimasto un po' male perché anche quello non era come mi aspettavo, nel senso la ragazza mi ha detto ti deve star così, mi ero provato un braccialetto, ragazzi, non vi dico quale perché non si sa mai, però mi ero provato un braccialetto ma era largo secondo me, però lei mi continuava a dire no, deve essere portato così, deve essere un po' più ciondoloni, però un conto è che mi ciondola come questo che mi arriva qui, quel bracciale mi arrivava proprio qua. E non mi piaceva molto e io volevo provare la taglia inferiore, ma lei continuava a dirmi no, no, è quella la tua taglia, è quella la tua taglia, quindi ho cambiato idea. E mi sono provato anche un'altra cosa, una terza cosa che volevo andare a provare e vedere di persona. E lì ho detto ok, questo lo compro, ma non c'era la mia taglia disponibile. E quindi la ragazza mi ha detto, ha fatto due calcoli al suo computer, ha detto guarda, questo ordine ci sta arrivando, ti do il mio numero, ti do il mio bigliettino da visita, tra 2 o 3 giorni mi rimandi un messaggio e io ti dirò se poi è disponibile, se è arrivato oppure no. Va bene, quindi sono uscito da Cartier così, un po' anche delusino perché alla fine ero andato per quello e non ho acquistato niente. Sono stato trattato bene, sì, però allora è una cosa mia, secondo me, ma ci sono rimasto male che devo essere io a mandare il messaggio per sapere se è disponibile, cioè lo sai che io lo voglio, lo sai che lo comprerò questa cosa. Dimmi piuttosto, appena arriva te ne metto uno da parte della tua taglia, ti chiamo subito così vieni a prenderlo. No, no, lo so che è una cosa brutta, però io da una boutique di questo calibro, e ora è vero che magari sono abituato ai russi, agli americani super ricchi, ai cinesi, così. Però, boh, è un'accortezza che mi ci ha fatto rimanere un po' male e vi dico questo perché poi appunto mi è venuto in mente di andare da Van Cleef perché anche lì c'era qualcosa che volevo vedere da un po' di tempo e ho detto vabbè tanto ormai sono qua, non ho da fare niente, ho da registrare il vlog, andiamo a vedere di persona queste cose che volevo. E vi ho detto appunto che c'ero rimasto male di quelle cose, no, così, che sono piccolezze, semplicemente perché ho il paragone di come sono stato trattato da Van Cleef. Da Van Cleef
Benissimo, a parte l'attesa che ho aspettato 20 minuti, però poi è stato fantastico. Mi hanno offerto l'acqua, mi hanno offerto i cioccolatini, mi hanno offerto il caffè, mi hanno offerto lo champagne dopo che ho acquistato. E la ragazza, la donna che mi ha servito è stata super gentile. Sapeva ovviamente che era la mia prima volta lì e quindi. È partita da quello che io gli ho chiesto, da quello che io volevo vedere e mi ha fatto praticamente, mi ha aperto un mondo, mi ha fatto provare tante cose. Ovviamente io so che è il suo lavoro e ovviamente io so che chi lavora nelle boutique o vuole, no, è portato a farti comprare di più, però mi è piaciuto molto perché lei era super gentile, super dolce tra le altre cose, è stata anche super accomodante nei miei confronti perché io dovevo fare il video, dovevo fare le foto, le dovevo mandare a Mark, ero indeciso, mi ha fatto provare più cose, tra cui anche delle collane e mi è piaciuto, mi ha raccontato tante cose, insomma, mi ci sono trovato benissimo e quindi, raga, da che non dovevo comprare nulla, ho comprato non una, non due, ma ben tre cose da Van Cleef e questi sono i miei autoregali di compleanno, ok? E li apriamo insieme, nel senso, apriamo questo sacchetto perché ci devo ritornare. Tra 2 settimane devo tornare perché ho preso tre cose, ma qua ne ho due, perché in una la devo far modificare. E quindi mi ha detto, io ho mandato la richiesta che deve essere super urgente, che deve essere pronta per il tuo compleanno, però insomma te metti 2 settimane e vi dico qua la differenza perché lei mi ha detto, io ti do il mio contatto, però ovviamente ti dico anche il giorno su per giù che deve arrivare, ma chiaramente ti mando un messaggio io su WhatsApp quando ce l'ho qua, perché voglio essere presente, perché voglio poi risistemare le cose, voglio vedere come ti sta e voglio vedere tutto. È una cosa che mi è piaciuta, insomma, questa accortezzina piccola ha fatto molto la differenza e nonostante quello mi ha comunque dato la scatolina. La scatolina è così, è vuota al suo interno perché non c'è niente, ok? Però quando io poi le ho domandato, ma quando torno devo portare la scatolina così poi mettiamo tutto qua? Lei mi ha detto, guarda, puoi anche non portarne, te ne do una nuova. Che è caduto. E quindi mi è piaciuto tantissimo questa cosa. Bella, bella la mia prima cosina. E ovviamente ve l'ho aperta perché non c'è niente all'interno. Ma oltre a questa scatola che vi ho fatto vedere, c'è anche quest'altra scatola che è tutta infiocchettata, il pacchetto regalo che apriremo per il mio compleanno. Ma non è finita qua perché c'è anche quest'altra scatola. Dove? Aspetta. Allora, qui ci sono tutti i certificati delle garanzie e di tutto. E poi c'è anche la terza scatola che è l'altro regalo che apriremo, vi ricordo, sempre per il mio compleanno e quindi non vi faccio vedere. Mi ha regalato anche nel frattempo queste due piccole dasbeghine da viaggio perché mi ha detto così i gioielli li metti qua invece di portare tutta la scatolina. Adoro. Poi mi ha detto quando li vorrai pulire li riporti qua e soprattutto mi ha detto che la modifica che devo fare è gratis, cioè non devo spendere niente, che è una cosa super, ok? Cioè, a differenza di Cartier, che comunque è una boutique diversa, mi è piaciuta questa roba. Ma possiamo aprire oggi però quest'altro regalino. Perché siccome gli avevo detto che ero lì per il mio compleanno, che sarebbe stato appunto il 3 giugno, però sempre meglio iniziare prima. Lei mi ha dato questo regalo, ha detto questo è il nostro regalo di Van Cleef per il tuo compleanno e quindi lo riapriremo poi per il mio compleanno, però ho detto non posso fare un vlog completo sui miei primi autoregali di compleanno senza dare niente in pasto ai miei iscritti, no? Ai miei amici di YouTube. E quindi andremo ad aprire insieme anche oggi questo, anche perché io non so cosa c'è all'interno, non voglio rovinarlo, quindi lo apro così, sperando poi di riuscire a rimetterlo. Duvelleroy Paris? Cosa sono dei cioccolatini, sicuro? No, ma
che carino! No, un ventaglino! Raga! No, morto! Bello! Con il fiocchettino di raso. Allora, aspettate, che non voglio rovinarlo. Ah, mi serviva oggi, che è caldissimo. Ma no, vabbè. Raga! Carino! Bellino! Bellino, raga! Bello, bello, bello! Mi piace molto! Che carino, grazie! Ma sennò... È stata l'esperienza più bella della mia vita, ragazzi, per quanto riguarda i negozi. E infatti è per questo che io dico, ok, sì, compro online, però l'esperienza che ti dà andare in boutique, quando ti trattano bene, è tutta un'altra cosa, ragazzi. Ora, io vorrei rimetterlo, questo, aspettate... Perché dobbiamo far finta di non averlo aperto. Quindi ci rifaccio il fiocchettino. Perfetto. Così. Lo rimettiamo dentro la scatola. Questo sarà il nostro piccolo regalo segreto. E lo riapriremo poi il giorno del mio compleanno. Adesso, che dire? Van Cliffini e Van Cliffine... È stato molto bello, questa giornata ancora non è finita perché dobbiamo andare a fare la spesa, ok? Perché non c'ho niente nel frigorifero e se no non mangio niente stasera. Perché da quando sono tornato dalla Toscana io non faccio spesa. Poi appunto è venuto Mark, quindi abbiamo mangiato tantissimo, è finito tutto e come faccio? No, non mi dire che lo devo togliere. No, vabbè, devo fare così, ok, adesso è un po' più largo, si spera, dai, non ti rompere ma entra, scavicchi ma non apra, scavicchi ma non apra, eccolo qua, ho messo un po' male però, vabbè, insomma raga, sono super contento, ho fatto malissimo, ma va benissimo così, oh, mi riprendo un attimo e andiamo a fare la spesa. Poi sicuramente ora quelle scatoline non le terrò qui in casa, ma le porterò nella mia cassetta di sicurezza in banca, perché dato che ormai io ho fatto il video, praticamente potenzialmente quasi tutto il mondo sa che ho comprato dei gioielli e quindi non li voglio tenere qua con me, perché non si sa mai, e li porterò in banca e poi li andremo a riprendere quando sarà il mio compleanno per farci l'unboxing. Ripartiamo raga, questa volta è iniziato a piovere veramente forte, andiamo a fare la spesa a prendere qualcosina. Ovviamente tutto già pronto. E svuota la spesa, sia raga! Velocissimo che devo anche fare la doccia e poi mangiamo. Mamma, un po' di... Iniziamo con le patatine classiche, poi un po' di pane e poi lo stracchino nonno Nanni, la bresaola, un salame, i viuster che era da un po' di tempo che non li compravo, due prosciutti cotti, il cacciatorino, questo qua, che piace molto a Mark, quindi l'ho ripreso. Ho preso i Maxi Bon, questa volta mi è toccato prendere quelli veri, perché quelli del Carrefour erano terminati. Poi la classica pinza, questa qua. E poi un po' di coppa, ho preso i tortellini, panna e prosciutto già fatti. Sempre i miei cannelloni preferiti, ricotta e spinaci. Le lasagne e poi questo qua che è nuovo, polpette, pomodoro e piselli. Vediamo se saranno approvate oppure no. Spesa totale 53,09 euro. Ma non mi lamento raga di quanto ho pagato perché gli autoregali di oggi assurdi. Metto tutto a posto, facciamo la doccia e poi mangiamo. Ah! Ce l'abbiamo fatta, raga! Mi sa che oggi, tra le altre cose, avrete doppio video, perché avevo registrato anche un altro Spill in the Tea, solo che siccome dura meno di 20 minuti, non volevo mettervelo, si dice, come unico video della giornata, perché sennò
Vi sarei mancato troppo, quindi probabilmente oggi alle 18, secondo video, spettacoliamo insieme di una cosa super. Finalmente possiamo mangiare. E so già cosa fare perché, allora, avevo aperto in questi giorni questi e li finisco, così poi possiamo per secondo provare subito le nostre polpettine, che poi ci farò la scarpetta con il pane che ho comprato oggi. Sì, devo dire, ma un cibo molto meritato questo. Io devo comprare dei coltelli, altro che gioielli, dei coltelli funzionanti. Però quanto mi piace questo pane, raga, non so dirvelo, si chiama praticamente, non lo so perché l'ho distrutto, pane antico sfuso, buono, buono, croccante al punto giusto, morbidoso, lo amo. E così lo preparo. E siamo pronti. Ok, buon appetito a tutti, raga. Che bello. Finalmente. Avevo proprio famona. Microonde scalda per 2 minuti. Ok, non forare né rimuovere. 1, 2, 3, 4. Sono 5 palline, ci sta. Ok, speriamo che siano buone, raga. Ve lo farò sapere adesso. Guardiamo cosa è venuto fuori, raga. Ok, è un po' scoppiato. Meno male che era chiuso. Questo. Thank you. Next, lo mettiamo qua. E devo dire, è un po' un casino, è un po' così, ma guardiamo intanto il pomodoro. Ok, il pomodoro ci sta insieme ai pisellini. Ma Baby Cake ha fatto una nuova canzone, muoio. Ma guardiamo le nostre polpetine, queste qua. In realtà non so nemmeno che ciccia è, che carne è. Non c'è scritto. Vassoio riciclabile. Origine UE, polpette, pomodoro e pisello. Boh, vabbè. È carne. Buone. Vai. Abbastanza buone. Ok, raga. Invece di cambiare le batterie, sbatto. Comunque, che mangiatona, eh? Ci voleva proprio super, super buona. Devo mettere un po' a posto i vestiti che ho qui sul divano perché è un casino. Ma scusate. Ma stavo dicendo, adesso mi guardo la puntata nuova di Affari Tuoi e ne approfitto per dirvi. Guardate che ne ho registrata una anche io con Diego, ma non in televisione, qua sul mio canale. Trovate il link qua sotto nell'info box. Mi raccomando, non lo state facendo floppare e vorrei fare anche una seconda puntata, un secondo episodio. Però, boh, guardo le views, pensavo facesse il peggio botto perché ci siamo impegnati veramente. A proposito, devo ancora recomprare quello che ha vinto lui. Anyway, eccolo, sta iniziando. Io per oggi vi saluto, anzi, per il momento vi saluto. Vi do appuntamento ad oggi alle 18 con lo spilling the tea che vi pubblicherò e sono sicuro che sarete super contenti di trovarlo, perché parleremo di un argomento a noi molto caro. Fatto sta, fatemi sapere qua sotto tramite commento se voi conoscevate già il brand Van Cleef e se avete la fortuna di avere già qualche gioiello di loro. Fatemi sapere come vi ci siete trovati, se durano nel tempo, se sono delicati. Insomma, fatemi sapere un po' di robe, così mi preparo. E per oggi è tutto. Mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto. Grazie per avermi fatto compagnia. Iscrivetevi al mio canale, mi raccomando. Ci vediamo dopo. Ciao!